Una buona giornata, buon lunedì e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che ovviamente apriamo con la politica. Ieri tornata di ballottaggi in Italia e anche in Abruzzo in due comuni. Ad Ortona Leo Castiglione si conferma sindaco con il 51,11% battendo lo sfidante Cocciola che si ferma al 48,89%. Leo Castiglione si conferma sindaco di Ortona con 5.663 preferenze, pari al 51,11%, superando al ballottaggio Ilario Cocciola che ha totalizzato invece 5.416 voti, pari al 48,89%. Nel primo turno Castiglione, che ha guidato l'amministrazione comunale negli ultimi 5 anni, ha avuto il sostegno delle liste Il Comune delle Idee, La Città Ideale, Ortona Civica, Forza Leo per Ortona, Cittadini Consapevoli. Ilario Cocciola, sostenuto da Ortona Popolare, Ortona Coraggiosa, Il Faro, Unione di Centro, Ortona Cambia, Democratici per Ortona, Ortona Territorio. Al ballottaggio si è apparentato con le liste che hanno sostenuto il candidato sindaco Angelo Di Nardo. Nonostante l'apparentamento con il candidato sconfitto di centrodestra Angelo Di Nardo con Ilario Cocciola, che aveva suscitato scalpore, Castiglione è comunque riuscito a prevalere in un testa a testa che si è concluso con uno scarto di 247 voti. 10 seggi in consiglio comunale per Castiglione, che dunque è confermato sullo scranno più alto di Palazzo di Città. 4 vanno invece alle liste di opposizione. Esiste qualcuno al di sopra di noi? Esiste una giustizia? E credo che sia stata fatta giustizia perché ha vinto l'onestà degli ortonesi, ha vinto la nostra coerenza, la nostra serietà, il nostro rispetto verso sia i cittadini sia verso i miei candidati, la mia squadra, ha detto Castiglione commentando il risultato elettorale. Ringrazio gli 80 candidati. A loro va il mio ringraziamento per quello che hanno fatto. Sarò il sindaco di tutti, anzi, prima di quelli che non mi hanno votato. Noi siamo una squadra, non siamo quelli che si uniscono per vincere, ma per amministrare. Per fortuna questo non è accaduto perché la coalizione del mio rivale avrebbe potuto vincere, ma sicuramente non amministrare la città. E a San Salvo si conferma il centrodestra, anche qui dopo un combattutissimo testa a testa a spuntarla. Turno di ballottaggio è stata Emanuela De Nicolis su Fabio Travaglini. Dopo 10 anni di amministrazione magnacca, San Salvo avrà ancora un primo cittadino donna, Stefano Recanati. San Salvo si conferma comune a trazione rosa. L'urna del ballottaggio ha infatti premiato Emanuela De Nicolis, che prende il posto dell'uscente Tiziana Magnacca, che comunque continuerà a seguire le vicende politiche cittadine dei banchi del Consiglio Comunale. Originaria di Termoli, la candidata del centrodestra si è aggiudicata lo scranno più alto di Palazzo di Città con il 51,18% delle preferenze, mentre il suo sfidante, Fabio Travaglini, di ispirazione centrosinistra, si è fermato al 48,82%. È stato un lungo testa a testa fino a tarda sera. Infatti, a fine scrutinio, i voti di differenza sono stati 231 contro i 552 del primo turno. Infatti, nel primo round, la De Nicolis aveva chiuso al primo posto con il 47,9%, mentre Travaglini si era fermato al 42,71%. Il candidato di centrosinistra ha recuperato qualcosa nelle 2 settimane di avvicinamento, ma complice anche il mancato apparentamento con il terzo classificato, Giovanni Mariotti, di ispirazione democratica. Il cosiddetto ribaltone non è arrivato. Alla coalizione vincitrice vanno 10 seggi così ripartiti: 6 per San Salvo Città Nuova, 2 per Lista Popolare e 1 a testa per noi San Salvo e San Salvo e Emanuela De Nicolis, sindaco. Per la coalizione sconfitta 4 seggi, 2 per più San Salvo e 2 per il Partito Democratico. Ora, dopo la composizione ufficiale della squadra di governo, Emanuela De Nicolis darà il via alle nuove sfide che sono il saper intercettare e gestire al meglio i fondi del PNRR, ma anche l'inizio dell'attività di Amazon che farà di San Salvo un grande polo logistico. E questi sono i numeri della tornata di ballottaggio. Adesso passiamo all'analisi. Il segretario regionale del Partito Democratico, Michele Fina, analizza il voto in Abruzzo dopo il primo turno e i ballottaggi. E sull'Aquila parla di un KO doloroso, Paolo Renzetti.
Chiuse le amministrative con i ballottaggi di ieri ad Ortona e San Salvo, è tempo di bilanci e di analisi del voto in Abruzzo per i vari partiti. E questa mattina a parlare dell'esito elettorale è stato a Pescara il segretario regionale del Partito Democratico Michele Fina, che ha anche illustrato le priorità del PD, parlando poi delle amministrative dell'Aquila che hanno visto la sconfitta del partito. Un KO, ha detto Fina, doloroso e che dovrà servire di lezione per non correre più divisi. Questa tornata c'è stata sostanzialmente la conferma di tutti i sindaci o le compagini politiche uscenti, tutti e cinque comuni sopra 15.000 abitanti, ma il PD avanza, è primo partito, avanza in Italia. Oggi facciamo il bilancio anche degli ultimi 3 anni perché da questo si può vedere come c'è stato un avanzamento, sempre nel rispetto poi delle specificità locali. Io penso davvero, lo dico sempre ma con molta convinzione e fermezza, che il gioco del risico a mettere le bandierine nei comuni non ha senso, non è rispettoso delle specificità del territorio, perché ognuno sceglie i propri amministratori al di là delle appartenenze e soprattutto non dà un senso generale. Quindi noi oggi diremo come vogliamo lavorare per costruire l'alternativa al presidente Marsilio, perché c'è bisogno di concentrarsi sui temi a partire dalla povertà, dal lavoro, dalla povertà energetica. Insisteremo molto su questo, noi vogliamo davvero essere il partito del lavoro e dell'uguaglianza per questa regione, mai più divisioni. L'idea che qualcuno aveva, marciare divisi per colpire uniti, ecco questa infausta citazione, non funziona. Prevale sempre l'unità, prevale la capacità di innovare, di cambiare, di essere in sintonia con la città, e quindi riconosciamo questa come una sconfitta dolorosa di cui siamo molto dispiaciuti, ma abbiamo ben chiaro che cosa fare. Per adesso come Partito Democratico abbiamo azzerato tutto, ricostruiremo da capo con uno spirito profondamente coalizionale, mai più divisi, mai più la rinuncia a tutta la fatica che serve per mettere insieme, unire i civici e i progressisti che possono tornare a guidare le città e la regione. E l'ormai ex capogruppo in consiglio regionale Sara Marcozzi lascia ufficialmente il Movimento 5 Stelle per aderire al gruppo creato dal ministro Luigi Di Maio. In Abruzzo i pentastellati così perdono pezzi. Una scelta dolorosa ma inevitabile e non più rinviabile. Così Sara Marcozzi questa mattina a Pescara ha comunicato ufficialmente la sua fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle abruzzese, di cui da oggi non è più capogruppo in consiglio regionale. La decisione di lasciare il movimento con cui aveva iniziato la sua attività politica oltre 10 anni fa è stata data nel corso di un incontro con la stampa a cui hanno preso parte anche i parlamentari Primo Di Nicola e Gianluca Vacca. Sofferta perché io ho iniziato a fare politica 10 anni fa con il Movimento 5 Stelle, ho fatto politica solo con il Movimento 5 Stelle. Il 90% delle cose che vedete in Abruzzo porta il mio nome o il mio nome e il nome di qualcun altro, per cui ovviamente è una scelta molto sofferta. Inevitabile perché il Movimento 5 Stelle non è più il Movimento 5 Stelle del 2013 e per alcuni aspetti va bene. Per altri però il Movimento 5 Stelle avrebbe dovuto cambiare pelle, diventare più democratico, ripartire dai territori, coinvolgere più persone possibili a livello comunale e regionale, invece è diventato sempre più autoritario, è diventato il partito di Conte con nomine calate dall'alto purtroppo e pochissima condivisione e partecipazione. È una totale impossibilità di dialogo e di confronto. Noi non abbiamo spazi di dialogo e confronto. Chi prova ad alzare la mano, sollevare una questione e discutere di qualcosa, vedi Luigi Di Maio, viene linciato dalle batterie di agenzie parlamentari che francamente reputo un po' indecorose. Beh, le beghe interne penso che interessino per niente i cittadini. Quello che noi ci proponiamo di fare con Insieme per il Futuro e Luigi Di Maio è partire dai problemi, mettere al centro soltanto problemi e soluzioni, evidentemente per tutti questi problemi, a prescindere dal colore politico, a mettere insieme tutta la società civile che ci vuole stare. C'è preoccupazione negli ambienti della politica di Chieti e cambiamo argomento dopo la chiusura del reparto di geriatria dell'ospedale Santissima Annunziata. Consiglio comunale straordinario questa mattina a Chieti, dove i grandi assenti che hanno declinato l'invito a partecipare sono stati il presidente della regione Marsilio e l'assessore regionale alla sanità Nicoletta
Verì, un intervento veemente, quello del sindaco Diego Ferrara, ce lo racconta Selenia Secondi. Dopo la chiusura del reparto di geriatria, una decisione unilaterale presa motivandola con il fatto che non ci sono risorse al pronto soccorso di Chieti, un ennesimo colpo alla sanità chietina, oggi il suo intervento, un intervento accalorato che chiede comunque e mette in luce tante difficoltà della nostra sanità. Beh, certamente la chiusura, anche se come dice il direttore generale dovesse essere momentanea per tutto il mese di luglio, è una decisione a parte unilaterale ma veramente scellerata sia da un punto di vista metodologico che da parte del merito. Per quanto riguarda il merito, il fatto che medici clinici debbano andare ad operare in pronto soccorso senza avere le competenze della medicina di urgenza e di emergenza, con tutte le problematiche connesse sia per diciamo gli utenti ma anche per lo stress psicofisico a cui questi medici andrebbero incontro. Come metodo è il solito metodo del dottor Schell: lui non sente nessuno, non ascolta nessuno, ti informa delle sue decisioni ad horas, questo sia per quanto riguarda il problema ospedaliero, così come ci ha insegnato nei due anni di pandemia nei confronti delle istituzioni e del comune, che non riusciva a venire incontro alle esigenze che di momento in momento richiedeva. Che cosa devo dire? Purtroppo dovremo sorbircelo fino a quando qualcuno non capirà che è un direttore generale inadeguato. Sindaco, c'è anche difficoltà da parte dell'università, perché molte delle figure ospedaliere sono come dire pagate dal MIUR, diciamolo pure, ci sarebbe anche, come è venuto oggi dal suo intervento, forse un piano per togliere a Chieti il ruolo, all'ospedale di Chieti, il ruolo che ha avuto fino a qualche tempo fa? Allora, io spero che questo piano non ci sia, perché se ci fosse, a qualunque livello fosse o fosse scaturito, sarebbe di una gravità inaudita. Io dico solo questo e sono anche portavoce del movimento dei primari universitari del Policlinico: se Chieti perde la battaglia del DEA di secondo livello o se non diventa azienda ospedaliera universitaria, il MIUR potrebbe togliere la facoltà di medicina all'ospedale di Chieti. Ciò significherà l'allontanamento di 5.000 persone tra studenti, professori, borsisti, dottorandi, assegnisti e quant'altro. Immagini il danno sia per l'immagine di Chieti e anche per l'indotto, 5.000 persone che lasceranno la nostra città da un momento all'altro. È una cosa alla quale non voglio neanche pensare. Da Chieti ci spostiamo a Teramo, dove protestano i residenti di Via Longo, il quartiere popolare all'ingresso della città da anni nel degrado più totale. L'associazione Casa del Popolo si è fatta portavoce di questo disagio, chiamando in causa l'amministrazione comunale. Tania Bonici Castelli. Meno progetti, più fatti. Dignità per Via Longo. Recita così lo striscione esposto da qualche giorno su uno dei balconi delle case comunali di Via Longo dagli esponenti della Casa del Popolo. Del progetto di riqualificazione di queste palazzine popolari se ne parla ormai da 15 anni. Sono state messe a punto e presentate pubblicamente dalle amministrazioni che si sono susseguite in questi anni progettazioni milionarie, futuristiche, ma poi nulla è mai avvenuto in concreto. Casa del Popolo ha raccolto l'appello di una residente del degradato quartiere all'ingresso della città. Lo ha fatto proprio per ricordare a tutti la difficile situazione di chi è rimasto a vivere in quell'abbandono. Via Longo è terra di nessuno, scrive una cittadina. Quando mi chiedono dove abito, rispondo con orgoglio Via Longo, perché sì, è ancora abitata e viva, anche se ogni giorno bisogna convivere con quel che resta del quartiere. I portoni rotti, le tettoie fatiscenti con il cemento a vista sono un pericolo per i passanti. E se qualcuno dei numerosi anziani ha bisogno di un'ambulanza, bisogna fare i salti mortali, specialmente se abita agli ultimi piani e senza ascensore. Tante ferite che fanno male.
normale e costantemente segnalate all'amministrazione con foto e video, ma puntualmente ignorate. Via Longo è come un organo malato vicino al cuore della città. Via Longo è terra di nessuno, con i suoi abitanti invisibili. Casa del Popolo intende fare da megafono a questa richiesta legittima di aiuto, condivisa da tanti altri cittadini teramani rimasti ingabbiati in queste palazzine indecenti. L'amministrazione comunale, sperano gli esponenti dell'associazione, non potrà rimanere ancora immobile di fronte a segnalazioni così puntuali e, utilizzando lo slogan elettorale dell'attuale sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto, lanciano una provocazione. D'altronde lo hanno detto loro: insieme possiamo o no? Cambiamo argomento adesso. Pescara ha ospitato una 2 giorni di incontri tra enti e associazioni per parlare della prevenzione incendi, presentata una piattaforma per il contrasto ai roghi, tema quanto mai importante in questa calda estate. Questa 2 giorni dell'Aurum a Pescara per parlare di incendi è quanto mai importante. In questo periodo storico è arrivato il gran caldo e c'è questo nuovo progetto, questa piattaforma che riguarda proprio la prevenzione degli incendi. Sì, in realtà è l'evento conclusivo di un percorso iniziato 3 anni fa che si è concluso oggi, si è conclusa capitalizzando un'esperienza in ambito di protezione civile. E approfitto per ringraziare tutti gli operatori di protezione civile che operano sul nostro territorio, i vigili urbani, tutti coloro che si sono adoperati per far sì che il territorio sia sicuro per le persone, per tutti i cittadini. È importante questo progetto perché non come avviene solitamente, senza voler criticare altri progetti, abbiamo creato un upgrade della sicurezza sul nostro territorio. Abbiamo implementato delle termocamere nella zona della Pineta che in qualche modo aumentano l'attenzione, soprattutto in relazione ai fatti che sono avvenuti lo scorso anno. Abbiamo implementato dei sensori che in qualche modo attenzionano alcuni sottopassi e purtroppo abbiamo avuto anche esperienze in tal senso, e il tutto collegato su una piattaforma che è SDD, che praticamente rappresenta la base di circolazione di questo progetto, che prende diciamo in ambito moderno gli alert che vengono in qualche modo attenzionati sui social, perché come è successo lo scorso anno, qui siamo nella Pineta, persone che hanno segnalato degli incendi e quant'altro, prende questi alert e li trasmette tramite questa piattaforma alla sala operativa e a tutte le forze che dovranno intervenire per questi interventi sul territorio. Quindi sicuramente sono dei finanziamenti che sono andati a segno, nel senso che hanno creato, non sono stati fini a se stessi, ma hanno creato un upgrade, come dicevo prima, della dotazione strumentale, ma anche del know-how, perché questo è un progetto Interreg che ha scambiato le esperienze che ci sono nei paesi balcanici oltre delle altre regioni. Quindi sicuramente è stato un momento di confronto e di crescita degli operatori. Presentata la nuova stagione eventi del Parco Lenaia di Pescara, cura del gruppo Blue Parrot Town. Presentata questa mattina presso il centro commerciale L'Arca di Spoltore, la nuova gestione eventi del Parco Lenaia di Pescara a cura del gruppo Blue Parrot Town, presieduto da Siro Di Meco, che ha spiegato come è nato questo progetto per rilanciare lo storico parco del centro sportivo di Viale Riviera Nord, che in passato ha ospitato il Pescara Jazz e grandi concerti di caratura nazionale ed internazionale. Ci siamo trovati bene con la società Petruzziana, che è la società che gestisce adesso il Parco Lenaia dopo le varie vicissitudini che conoscete un po' tutti quanti, e ci siamo incontrati così un po' per caso e abbiamo iniziato questo nuovo corso, perché come sapete tutti Lenaia negli anni passati era un contenitore molto ambito, dove ci sono passati artisti del calibro di Vasco Rossi, De Gregori, si organizzava il jazz l'Abruzzo, jazz e compagnia cantante, quindi è un contenitore molto conosciuto dai
pescaresi e quindi è molto identitario per la città di Pescara. E abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura lì proprio perché crediamo in questa struttura delle Naidi, crediamo, poi siamo pescaresi e quindi crediamo nella nostra città. E quindi abbiamo deciso anche di investire con artisti del calibro internazionale e nazionale. Avremo artisti del calibro abbiamo deciso anche di un target variegato, proprio perché le Naidi si affaccia sul mare, quindi vogliamo ragazzi, abbiamo deciso anche di fare spettacoli teatrali, faremo degli artisti del calibro di musica techno come Sven Watt, un artista internazionale che suona in tutto il mondo, un produttore, sta sulla cresta dell'onda ormai da tanti anni. Fra 2 settimane avremo Deborah De Luca. Avremo Wade, che è un artista ad oggi uno dei migliori DJ produttori al mondo, quindi stiamo investendo nella città di Pescara perché noi crediamo in Pescara e siamo veramente molto soddisfatti. Sport adesso, calcio di Serie C, Facundo Lescano e Luigi Cuppone sono due degli obiettivi principali della dirigenza del Pescara per rinforzare l'attacco nell'operazione. Per l'approdo dell'attaccante argentino può entrare il biancazzurro Clemenza, destinato alla Virtus Entella. Andrea Costantini. Sarà un Pescara con tante novità quello che prenderà forma nei prossimi giorni in vista del ritiro di Palena di metà luglio. Attacco in pratica ex novo. Il DS Daniele Dellicarri cerca gli uomini di gol da consegnare al tecnico Alberto Colombo e le piste più calde portano a Facundo Lescano e Luigi Cuppone. Lescano, possente centravanti argentino, è di proprietà della Virtus Entella con cui ha un contratto in scadenza al 2024. Sta prendendo forma uno scambio di cartellini con il biancazzurro Luca Clemenza, arrivato lo scorso anno a Pescara con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Lo stesso Clemenza sarebbe il sostituto naturale di Andrea Schenetti, fantasista in scadenza con l'Entella e in procinto di non rinnovare. Il 27enne Lescano ha girato tanto negli ultimi tempi e viene da 3 stagioni consecutive in doppia cifra con Entella, San Benedettese e Sicula Leonzio, ma sa essere anche centravanti di manovra mettendo a disposizione della squadra il suo fisico. Il colpo da 90 sarebbe invece il salentino Luigi Cuppone che dopo l'ottima stagione con la casertana di Guidi 2020-2021 ha firmato un contratto con il Cittadella, giocatore prolifico in C, una certezza. Qualche dubbio per il doppio infortunio al braccio, il primo ha rallentato il suo ambientamento al Cittadella, col secondo ha chiuso una ottima seconda parte di stagione in prestito al Potenza, 14 partite e 8 gol decisivi per la salvezza dei lucani. Non trova riscontri al momento il presunto interesse del Pescara per il bomber dell'Alessandria Simone Corazza, che per altro ha un ingaggio importante fuori dalla portata del club biancazzurro che da questo punto di vista vuole fare scelte oculate. Con le partenze di Ferrari, Cernigoi, Rauti, Dursi, quella probabile di Clemenza, l'attacco sarà dunque ridisegnato. Da valutare Michael De Marchi, di rientro dal prestito dal Sud Tirol, potrebbe finire al Padova, anche se la mancata permanenza di Oddo può incidere sull'operazione. Così come non è affatto certo che il Pescara punti sugli altri rientri, Gennaro Borrelli, avuto da Colombo al Monopoli, Miloš Bočić, che piace molto a Gubbio e Lucchese, e Nicolas Belloni, calciatori che in caso di cessione potrebbero garantire un tesoretto da reinvestire sul mercato. I giovani non mancano su cui poter puntare, la punta di diamante è Marco Delle Monache, che anche in caso di cessione resterà a Pescara, ma anche Marco Chiarella e Vladislav Blanuta, i quali, questi ultimi due, saranno comunque valutati in ritiro da Colombo. E sarà invece un'altra settimana intensa per il Teramo. Dopo quella che portava alla presentazione delle domande di iscrizione, si apre questa che vedrà domani la pronuncia del Tribunale di Roma sull'istanza presentata da Davide Ciaccia per lo sblocco dei beni. Venerdì invece, doppio appuntamento, assemblea dei soci e pronuncia della Covisoc sulla domanda di iscrizione del club. Dopo le giornate frenetiche della settimana scorsa per arrivare alla consegna dei documenti per l'iscrizione per il Teramo, si aprono altri 7 giorni da vivere intensamente. Scadenze e appuntamenti che saranno cruciali per il futuro del club biancorosso, desideroso di comprendere se e come finirà la querela relativa all'iscrizione. Intanto domani il Tribunale di Roma si pronuncerà sull'istanza presentata da Davide Ciaccia, che chiede di liberare la società veicolo che ha acquisito il Teramo e permettere quella continuità aziendale
di cui ieri ha parlato anche il socio di minoranza, nonché ex presidente Franco Iachini, a Radio Sportiva, definendo un vulnus operativo grave quello del Foro Capitolino. Non si può escludere una società perché c'è un terzo che dall'esterno non ha fatto quello che doveva fare, perché sarebbe stato molto giusto assolutamente poter liberare questa squadra prima, perché comunque adesso c'è un socio, un nuovo acquirente, sì, che ha tutte le capacità economiche e finanziarie per poter sostenere il Teramo, e sta aspettando che il tribunale liberi questa squadra e la faccia acquistare. Se l'avesse fatto prima, tutto questo problema non ci sarebbe stato, e quindi questo per me è un danno grave. Poi, qualora arrivasse l'ok da parte del tribunale, ci sarebbe la concreta possibilità di arrivare ad un accordo con Giuseppe Spinelli, che sarebbe intenzionato, dopo gli abboccamenti di aprile, a rilevare la società. Speriamo che martedì questa cosa venga fatta da parte del tribunale, e il nuovo acquirente, che sarebbe Giuseppe Spinelli, che ha già manifestato più volte di voler entrare a acquisire il controllo e quindi a poter dare continuità aziendale alla società, possa dare la speranza al Teramo di poter continuare il prossimo anno a cavalcare i campi della Lega Pro. Poi venerdì ci sarà la pronuncia della Covisoc sulla documentazione presentata mercoledì scorso dal Diavolo, che manca dell'indice di liquidità, giorno in cui alle 15.30 è prevista anche la convocazione dell'assemblea dei soci, che dovrà stilare una relazione del lavoro svolto per l'iscrizione al campionato di Serie C, valutare le dimissioni dell'amministratore unico Massimo Chierchia e, qualora fossero accettate, procedere alla nomina di un nuovo amministratore unico. Noi chiediamo un trattamento che debba tener conto di questo intervento a gamba tesa del tribunale, se mi permetto di usare un termine calcistico, che, ma non per carità, non, sicuramente non sarà stato fatto in termini volontari e voluti, però perché il tribunale ha ben altre cose ben più importanti di cui occuparsi, assolutamente, però avrebbe potuto permettere alla squadra e concedere alla squadra la liberazione del pacchetto di controllo, poteva entrare qualcun altro e si poteva sanare questa cosa. Ecco. Tennis adesso, Valentina Padula, Katie Agnelli e Erika Giugno, con un secco 3-0 si sono imposte sulle rivali degli altri tre circoli finalisti del campionato italiano a squadre di tennis Lady 45. Al secondo posto le atlete del circolo Oasi di Pace di Roma, mentre al terzo e quarto si sono piazzate rispettivamente il CT Firenze e Canottieri Lazio. Una tre giorni ospitata dal circolo tennis Silvi negli impianti di Marina di Città Sant'Angelo, dove le signore del tennis italiano, oltre alla giusta carica agonistica, hanno dimostrato uno spettacolo sportivo denso di bel gioco. La finale è stata chiusa senza la necessità di disputare la partita di doppio, dopo che Valentina Padula aveva liquidato con un secco 6-1-6-0 Silvia Sanna e la compagna di squadra Erika Giugno, in pieno recupero dopo aver perso il primo set, con il risultato finale di 4-6-6-4-6-2 si era imposta sulla combattiva Annalisa Fusco. Al termine degli incontri, cerimonia di premiazione alla presenza di Antonio Plevano, presidente del Consiglio Comunale di Città Sant'Angelo. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi ricordo che i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro sito www.tv6.it, oltre a tante altre notizie. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.